Io c'ho la clopur. Clopur mini. Ciao a tutti amici dello Svapo, è arrivata la Clopur Mini. Allora, confrontiamola con quella standard. I pregi e i difetti. Innanzitutto, se quella standard arrivava con un packaging del genere, avvolta semplicemente nelle bollicine, è all'interno un libretto, un foglietto di istruzioni, un cacciavitino e il cavetto USB per ricaricarla, andiamo invece a vedere come si presenta e come arriva la Namot Clopur Mini. Eccomi qua. Si presenta in questa scatola di cartone che riproduce il legno rovere, anche al tatto è cartone. Sotto la scatola, perché io l'ho aperta ma in celofanata, troviamo così una card VIP con un numero e serve per la garanzia. Questa è la warranty card. La apriamo. All'interno troviamo subito un piccolo bugiardino su come inserire la batteria. Questa rispetto alla Namot Clopur standard ha la protezione, se mettiamo la batteria al contrario non succede niente. Qui spiega solamente di metterla prima col positivo. Poi abbiamo il libretto di istruzioni, e adesso non mi dilungo su queste cose. Anche qui è un foglietto un po' meno spartano rispetto al fogliettino verde che trovavamo nella Clopur. Poi troviamo una custodia in vellutino con la scritta Clopur, che sicuramente andrà via in rilievo per portarla in giro. All'interno troviamo un cacciavitino. Questo cacciavitino non servirà più come nella Namot Clopur per aprire le vitine di accesso allo sportellino, perché in questo caso la Clopur Mini ha lo sportellino magnetico, ma serve, viene dotata la scatola di cacciavitino per la regolazione del pin, perché a differenza della Namot Clopur questa ha la regolazione del PID, poi l'andremo a vedere. Poi troviamo il cavetto USB per la ricarica, se non vogliamo tirar fuori la 18650, e la Namot Clopur. Troviamo anche una piccola scatoletta che io ho tirato fuori, era qua, che ha le spare parts. Quali saranno le spare parts della Namot Clopur Mini? Sono semplicemente 1, 2, 3 vitine, che sono praticamente le vitine del pin e i magnetini dello sportellino. Carino, no? Ok, visto velocemente il packaging, ecco qua la Clopur Mini. Sportellino magnetico,
si spinge verso il basso e si apre. Qui abbiamo la batteria e come vediamo le dimensioni sono ridottissime, c'è giusto lo spazio per la batteria, qui un laccetto per estrarla comodamente. Il magnete è buono, l'escursione che si ha con lo sportellino non è eccessiva, almeno della mia non è eccessiva. Il magnete è buono e qua abbiamo subito, vediamo subito il pin regolabile. Se voi vedete dei segni, la batteria è nuova. C'è un po' di colla che è scivolata via perché dietro lo sportellino c'era l'adesivo con scritto pull, cioè push down, di spingere in basso per aprirlo. Poi la pulirò bene. Dietro abbiamo la porta USB che rispetto alla NAMMOD standard, almeno l'unità che ho io, è leggermente più dura come inserimento, cioè la mini USB trova più resistenza quando entra, magari perché è nuova, ecco, e si carica dal sotto, a differenza della porta USB davanti. Non c'è numerazione, come vediamo, seriale, non c'è nessuna numerazione. C'è solo la scritta Clopur Mini incavata, incisa, non più disegnata, insomma stampata. La carichiamo un attimo USB perché voglio farvi vedere una cosa. Attacco un attimo il computer. Allora, innanzitutto quando si accende, eccola qua, al contrario, Clopur Mini. E non so se in cam riuscirete a vedere perché quasi carica. Ecco, qua non c'è nessuna ombreggiatura rossa che non si vedeva nemmeno, si vedeva a fatica sull'Anamoz Clopur standard, si vedeva di fianco una leggera lucina rossa quando era in carica. Ma qua si vede che, vedete, la batteria fa su e giù. Ecco, quando è carica, io ho visto in un altro video perché non l'ho appena aperta, quando è carica darà il messaggio batteria carica, full charge, batteria carica in inglese. Quindi vi darà il messaggio e potrete staccarla se la caricate in USB. Il LED rispetto a quello della NAMMOD standard non è più quel bellissimo azzurrino a cui ero abituato io, ma è un biancastro, eh? È bianco. Le funzioni, non mi dilungo con le funzioni, sono le medesime dell'Anamod Clopur. Il menu è praticamente, a parte il discorso del messaggio batteria carica e un'altra funzione che adesso vi dirò subito, il menu è praticamente lo stesso, sinistra e destra, l'inversione di praticamente come la teniamo del LED. Down, poi c'è il blocco, i cinque tasti, insomma, il menu è identico, tranne che se noi teniamo premuto questo tasto qua, ecco, vedete, c'è scritto volt. L'erogazione da d'ora in poi sarà in volt. Mettiamo un atomizzatore. Quindi possiamo scegliere fra watt e volt come erogazione, non come la NAMMOD Clopur che è semplicemente in watt e ci fa vedere i volt. Qua possiamo decidere se erogare in volt o in watt. Ecco, come vedete, i 5 clic spengono proprio completamente il display, e appare la scritta. Check atomizer, qua dobbiamo allora regolare il pin, benissimo, così lo facciamo in diretta. Invece di stare a impazzire e regolare il pin del mio Evviva, lo regoliamo direttamente da qua che è più comodo.
perfetto, eroga. Allora, sto andando in Vault. Aspettate che do un'occhiata io. Esatto, ci dà gli ohm e in basso ci dà i watt. Gli ohm e watt in basso. Adesso lo riporto in watt. Ok. E io sto andando con una resistenza da 1,3, mi tengo di solito basso, sono a 13. La cam è quella che è, non è che si vedrà molto. Quello che vedete quando io aziono, cos'è questa scritta che appare? Sono i secondi, ossia ci dice quanti secondi stiamo erogando. Arriva a un limite che poi stacca di 15 secondi. Bellissima, non trovo nessuna, almeno a impatto, nessuna differenza di erogazione in watt dal punto di vista rispetto alla NAMOD. Funziona benissimo e questa è la differenza in larghezza. Diciamo che è più sottile. Di come spessore, poi la guardiamo così. Scusate, io non ho una cam, ho la cam integrata nel computer, quindi ecco questa. E poi così come peso. E come dimensioni cambia tanto, praticamente si vede dalla mano solo lato, mentre invece per forza con quella standard, io poi non ho le mani grosse, si vede gran parte del corpo. I colori sono solo per il momento nero e argento. I tasti, c'è da dire che io c'è stato un giorno che ho svapato premendo il pollice così e non con la punta, così. E vi assicuro che a sera mi faceva male qua al centro. Però di questi tasti c'è da dire che sono veramente molto, io li chiamo elastici, cioè si sente il click, sono belli robusti, tornano su bene. Questi sicuramente al tatto sono più comodi, come pressione sono molto più leggeri. Poi ovviamente il tasto così non è proprio fisso come questi che non dondola per niente. Un pochettino dondolano, come del resto può dondolare il tasto del provare. Ecco, come tasti lì fanno sempre un click più docile e sono diversi, insomma, più comodi, anche se a me danno l'idea che siano più delicati rispetto a questi qua. Ah, il gap è minimo che abbiamo qua con gli Atom, vedete? È proprio una cosa piccolissima. Questa era una delle cose che un po' mi dispiaceva. Ho detto, vabbè, la box piccolina mi sporgerà un po' l'Atom. Invece, onestamente, non dà fastidio. Bisogna proprio andare a dare un occhio, proprio a guardare con l'occhio critico per accorgersi di questo piccolo gap che è praticamente di 1 mm. Le rifiniture sono ottime. Al tatto oserei dire che secondo me è molto più morbida di questa, che ha una sabbiatura che la rende un po' ruvidina. Questa al tatto dà un senso di vellutatezza, è morbida. Mi sembra di toccare il Provarim, ma questo qua, questo in versione cromata.
con la differenza che la versione cromata del ProVari dopo un po' ti dà la sensazione di unto sulle dita, anche se non sono unte, ma questa, essendo cromato, dà questa sensazione. Questo è proprio invece dà una sensazione di gommosa, ecco, morbida, gommosa, molto piacevole. Alla mod Clopur Mini, io non, vi ripeto, non ho provato le rivali, l'iStick e altre rivali, perché non mi piacciono le batterie, le box con le batterie integrate. L'ho già detto in un altro video, io voglio avere una box che so che mi dura indipendentemente dalla batteria. Poi si può rompere tutto, però i miei provare questo ce l'ho da 2 anni e funziona benissimo. Se il ProVari per assurdo avesse avuto la batteria integrata, non sarebbe un tubo, però per assurdo, facciamo un esempio assurdo, l'avrei già buttato perché è 2 anni, più di 2 anni che lo utilizzo e ci sono affezionato più a questo che a quello cromato e questo non, mi ha sempre accompagnato. Basta, il video finisce qua, la consiglio. È proprio un bel gioiellino, proprio da tenere in tasca. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao.